Meno di 1,5 milioni di voti di differenza tra il sì e il no in termini assoluti e circa 2 milioni di schede elettorali che secondo l'opposizione turca andrebbero annullate. I kemalisti del CHP sostengono che tra il 3 e il 4% delle schede sono state oggetto di manipolazione. In particolare circa 2 milioni di queste sono prive del timbro che lo stesso comitato elettorale dovrebbe apporre e che invece ha dichiarato non necessario per la validità del voto. Il comitato elettorale ha cambiato le regole a urne aperte, ma esiste una legge chiara che dice che le schede elettorali prive di timbro devono essere annullate, ha detto il rappresentante del CHP. Dal punto di vista dell'affluenza, il referendum è stato un evidente successo con l'85% degli aventi diritto che si è recato alle urne. La distribuzione geografica del voto non desta sorprese, con una presenza del no che dal Bosforo si distribuisce in tutte le regioni costiere, nelle aree curde, nelle grandi aree urbane, Istanbul, Smirne, Ankara in testa.